diciamo, mi hanno portato questa scheda che la mettiamo un poco più qua che si vede, ecco qua. Questa scheda, che è una scheda per un computer ATX, in quanto però con alimentazione singola da batteria d'auto, in pratica 12 volt in ingresso e ATX e più CPU e gli hard disk che qualcuno ha tranciato i cavi 12, in quanto è scoppiato il computer e è diventato inaffidabile. Sono scoppiati i condensatori, sono tutti belli gonfi, tutti, non ce n'è uno che se ne salva, anzi solo questo qui che se ne salva. E praticamente adesso sto stilando un part list per quello che mi occorre per mandarla a prendere, in modo che quando mi arrivano li sostituiremo, farò vedere come li sostituisco, visto che questa è una scheda ibrida, metà diciamo metà SMD e metà normale, e quindi andiamo a vedere come fare. Ok, ed è la Flying, bellissima. E allora, quindi niente di che, niente di, poi dovremo vedere pure se funziona, ma dovrebbe funzionare. Il signore mi ha detto che l'ha smontato funzionante, sempre che ci stanno tutti i MOSFET sono buoni, non c'è nessun scoppio tranne i condensatori. Ok, ci vediamo alla prossima con questo